Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ormai ci siamo, sono passati 2 anni, era gennaio 2018 quando DJI presentò il Mavic Air, un drone super innovativo con caratteristiche uniche per le sue dimensioni e peso, perché comunque aveva caratteristiche importanti su delle dimensioni e del peso veramente contenute. Vi ricordate che quando lo presentarono sul palco lo tirarono fuori dalla tasca dei pantaloni per far capire che dimensioni avesse quel drone, quindi avere quelle caratteristiche in quelle dimensioni 2 anni fa, tanta roba, e rimane comunque un drone eccezionale, però aveva dei difetti, secondo me ne aveva 3 abbastanza importanti che non gli hanno impedito di essere un drone eccezionale, ma che sicuramente in questa nuova versione DJI avrà risolto. Ma andiamo un passo alla volta. Allora, nelle foto che sono trapelate, che sono quelle che appunto ci danno l'idea di come sarà questo Mavic Air 2, in primo luogo si vede l'estetica da chiuso, quindi il drone sarà così, come poi anche il Mavic Pro 2. Praticamente saranno 3 droni che messi di profilo avranno la stessa identica estetica, cambieranno di dimensioni, quindi avranno un unico aspetto estetico, mentre prima i droni si differenziavano, vi ricordate, lo Spark aveva un'estetica, l'Air ne aveva un'altra e il Mavic Pro ne aveva un'altra. DJI invece ha portato tutto sullo stesso livello estetico, quindi avrà 3 droni con la stessa estetica ma con caratteristiche e dimensioni diverse, quindi 3 fasce di droni completamente diverse ma con estetica uguale. Poi si nota dalle immagini che sotto alla pancia avrà 2 sensori ottici, quindi 2 VPU, poi avrà 2 sensori ad infrarossi e avrà anche una luce LED, come succede per il Mavic Pro 2, questa luce LED che aiuta il drone, o meglio aiuta i sensori a lavorare in caso di scarsa luminosità quando il drone deve atterrare e trovare la posizione. Poi il gimbal è stato completamente cambiato, infatti si vede dalla foto, ha preso l'aspetto estetico del gimbal del Mavic Pro o del Mavic Mini addirittura. Ovviamente cambieranno i materiali rispetto al Mavic Mini, ma anche addirittura rispetto al Mavic Pro, nel senso che però la concezione strutturale del gimbal è quella di questi droni, quindi la filosofia di DJI è veramente di portare tutto sullo stesso livello di concezione strutturale. Non si sa niente della fotocamera, nel senso che quasi sicuramente non sarà un pollice, e lo trovo giusto perché comunque DJI ha imparato a dividere bene diciamo le caratteristiche dei suoi droni, nel senso di non farli mai scontrare troppo tra di loro dal punto di vista delle caratteristiche e poi delle vendite, quindi sa bene come dividere le fasce dei suoi droni, nel senso che tutti ottimi droni ma ognuno ha un qualcosa in più o in meno rispetto all'altro, per cui divide le 3 fasce, quindi quasi sicuramente non avrà un sensore ad un pollice, le caratteristiche della fotocamera non si sa praticamente niente, quindi sarà sicuramente un 4K, però non si sa se sarà un 60 fps o se rimarrà come quello attuale un 30 fps. Sarà probabilmente il primo drone DJI ad avere il sistema ADS-B in, cioè questo sistema che DJI aveva presentato già mesi fa, dichiarando che tutti i suoi droni in uscita da gennaio 2020 sarebbero pesati più di 250 grammi avrebbero avuto questo sistema, l'ADS-B in, questo sistema che permette di rilevare nella vicinanza intorno a noi degli altri velivoli, cioè che può essere un aereo, comunque un deltaplano, cioè qualsiasi cosa stia volando, basta che sia dotato però anche quel velivolo di sistema ADS-B out, cioè emani un segnale in uscita, quindi la nostra DJI Go Fly 4 ci indicherà e ci avviserà della presenza di un altro velivolo in volo intorno a noi. Quindi un sistema che a livello di sicurezza è sicuramente tanta roba, sperando che tutti i velivoli siano dotati di questo sistema, perché sennò decade un po' il concetto. Però DJI aveva comunicato che tutti i suoi droni sopra i 250 grammi da gennaio 2020 in avanti sarebbero stati dotati di questo sistema, quindi molto probabilmente questo DJI Mavic Air lo avrà e sarà il primo drone di DJI ad averlo. Dal punto di vista invece dei sensori non si sa niente di sicuro, ma è molto probabile che abbia diciamo i sensori a 360 gradi come il Mavic Pro 2. Non è ancora sicuro, però come sapete il Mavic Air attuale li ha solo davanti, dietro e sotto. Questo Mavic Air 2 probabilmente li avrà a 360 gradi. Una cosa che cambia radicalmente, e questo cambia radicalmente proprio anche per DJI in generale, è il controller. Cambia totalmente, non c'entra più niente con i controller DJI, per intenderci questi sono i classici controller DJI, questo è quello del Mavic Mini, ma il Mavic Air è praticamente uguale, cambiano un po' le dimensioni, lo Spark anche e anche il Mavic Pro, bene o male questo, con un display qua in mezzo, ma la concezione del controller era questa. In questo Mavic Air 2 cambia
completamente, anzi se vogliamo assomiglia molto a quello dello smart controller per il Mavic Pro 2, cioè il controller o il radiocomando, quello diciamo optional di DJI, che ha già il display incorporato, in cui non bisogna usare uno smartphone. L'estetica, se vogliamo, richiama più a quelli che ai classici controller DJI, quelli che ci sono stati fino adesso, e in questo non si capisce bene dove verrà posizionato lo smartphone, se sotto o se sopra, però viste le dimensioni probabilmente sopra, perché di solito quando un controller è molto grosso, lo smartphone messo sotto secondo me non è molto sensato e non è molto comodo, quindi probabilmente verrà messo sopra. Però vedete come cambia davvero tanto il controller. E adesso veniamo alle tre cose per cui io spero che DJI sia intervenuta per risolvere queste tre problemi che aveva il Mavic Air, o meglio quelle che io considero le tre cose più gravi e più fastidiose che aveva questo Mavic Air. Allora, uno, la durata della batteria, che però sicuramente sarà stata risolta, perché adesso ormai vediamo che DJI con i suoi droni, che sia il Mavic Pro che sia il Mavic Mini, arriva intorno ai 30 minuti, quindi sicuramente qua ci sarà questo passo in avanti esagerato, perché come sapete il Mavic Air aveva questo handicap della batteria che non andava oltre i 16 minuti di autonomia, quindi veramente pochi per un drone comunque che anche aveva un prezzo importante, erano davvero pochi. Sicuramente verrà portato ad una durata simile al Mavic Mini e al Mavic Pro, quello sicuramente verrà portato a una durata simile a quella del Mavic Pro e del Mavic Mini, e quello ne sono totalmente sicuro, perché secondo me ormai la filosofia è arrivare a questa tipologia di minuti. Poi un altro difetto grosso che aveva era il rumore, perché comunque tanto rumore, perché queste eliche che giravano molto sopra alla struttura del drone andavano a creare questa turbolenza che faceva veramente tantissimo rumore. Sicuramente DJI, visto le critiche che gli erano piovute riguardo questo rumore, sarà intervenuto sicuramente nel risolvere questo problema. E ultima cosa, il wifi, perché comunque questo drone, che aveva un wifi classico in modalità CE, era veramente molto triste, perché comunque un drone che costava, quando è uscito, quasi 800 euro, avere un segnale che a 200-300 metri se ne andava era veramente inquietante, dopo che c'era la possibilità di portarlo in FCC e lì tanta roba, però sicuramente l'handicap in modalità CE era molto pesante per un drone che comunque ha un prezzo e aveva un prezzo importante. Sicuramente DJI anche qua sarà intervenuta, non so se avrà montato anche su questo drone l'Oculus Sync 2 o se magari in questo avrà montato l'Oculus Sync 1 o un altro sistema, ancora staremo a vedere, però sono sicuro che anche qua DJI ci avrà messo mano e non avrà lasciato un wifi standard. Quindi ragazzi, queste sono le novità trapelate, non bisogna aspettare tanto, aprile è vicino, quindi ragazzi queste sono le novità trapelate, non bisogna aspettare tanto, perché sembrerebbe appunto che ad aprile venga presentato questo Mavic Air 2. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato le novità trapelate in rete per questo nuovo drone di DJI e le mie opinioni e le mie idee vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao!